A 40 anni dalla nascita dei Litfiba e 39 anni dopo il Carnevale, in cui la band fiorentina dette vita alla performance leggendaria passata alla storia come Mefisto Festa, è uscito nei negozi per Contempo Records Mefisto Ballad, il faustiano tardo disco dark di Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. La colonna sonora di uno spettacolo che non esiste, 8 tracce che ruotano attorno al pianoforte di Aiazzi e il basso di Marok, tra il minimalismo di Nyman e Glass e gli amati Tuxedo Moon e Robert Wyatt. Ho letto che vi siete conosciuti ancora prima dei Litfiba, sono 45 anni che vi conoscete. Vi ricordate? 43-44. Vi ricordate la prima volta che vi siete visti, dove eravate? Beh, a me mi coinvolse Marco lo Zeni. Allora, Marco era il barista di fronte a casa mia, che era il chitarrista che suonava con te, Calamai, Francesco Calamai, Sandro, Tonino, eccetera, eccetera. E quando ci si mise a parlare di musica, io dissi, ma io sono un po' tasta organo, organo e tastiere. Ah, cavolo, vieni, no, perché noi ci siamo... E quindi ho conosciuto Gianni, Calamai, tutta questa band. E per 2 o 3 anni ci siamo divertiti a fare cose. Quindi sì, era sì, almeno 44-45 anni. Che sono si dileva, diciamo. Sì, poi infatti io nel mezzo poi partì per il militare, tornato al militare, arrivò Gianni. Che sei tornato per un attimo e mi fece scoprire la cantina di Via dei Bardi. Poi nell'82 al mitico Casablanca di Rifredi andò in scena questa Mefisto Festa di cui non ci sono foto, non ci sono video. C'è un audio. E cosa successe? Ve lo ricordate? Raccontateci un po'. Gianni se lo ricorda meglio. Io mi ricordo soltanto che Piero, come ricordava anche lui prima, doveva costruire... Allora, il pennio certale di questa performance, faceva tante performance oltre a suonare così, era appunto questo Mefisto e doveva uscire fuori da una bara, quindi Piero venne a casa mia in giardino a costruire la bara. Mia madre molto felice della cosa, chiaramente, e poi arrivò dalla sala. Poi se la ricorda meglio Gianni che io questa serata villa un po', come dire, nebulosa. Questa bara appoggiata a 4... amici nostri di sicuro. Ma sì, che la portavano fino a... E in mezzo a fumo, luci, qualche saetta, era l'atmosfera un po' del... cercando di creare un po' le atmosfere dei film che ci piacevano, insomma, di quegli anni o dei libri che si leggeva. E in un'atmosfera musicale abbastanza cruda. Tutti erano anelli di suoni rovesciati, synth analogici, un magma proprio, e su cui appunto c'era l'unica cosa di vagamente melodico, cioè di melodico, era il riff di Ghigo di chitarra e un basso ripetitivo, insomma, un piccolo omaggio ai Tuxedo Moon, perché all'epoca mi ero invaghito completamente di quel gruppo. Poi nel momento in cui la bara sale sul palco e si apre la bara, esce lui come un indiavolato e parte una sorta di mini concerto con i pezzi più un po' più scuri che avevamo all'epoca. E atmosfera appunto fra il grottesco e il concettuale, insomma, per quanto si deve considerare che avevamo 20-22 anni, insomma, non, quindi era tutto molto, come dire, molto all'acqua di rose, però a livello di impatto, insomma, sul pubblico, eccetera, e si riuscì a ottenere il fatto di creare del disagio, perché non si capiva bene, per 20 minuti non si è capito bene cosa stesse per accadere, cosa sarebbe successo. E poi vabbè, una volta è partito il concerto e la dimensione è diventata più rock, meno performativa, e c'è questo ricordo, per di più era una festa di carnevale, quindi, ma le facevamo diverse di performance, quella è stata quella forse dove abbiamo curato un po' di più l'aspetto musicale, perché di solito quando facevamo delle performance le improvvisavamo quasi del tutto, cioè non... Piero ci dava un canovaccio, io faccio questo, porto gli incensi, queste campanelle, poi mi piego, mi inginocchio, mi alzo.
e noi si sonorizzava quello che succedeva in tempo reale, abbastanza improvvisando, ecco, attraverso l'improvvisazione. Quella invece fu curata un pochino di più, la parte musicale, perché quel brano fu composto FS44 ad hoc in cantina per fare questa performance. Poi un piccolo frammento è andato anche nel primo EP dei Litfiba, quello di stampato e distribuito da Materiali Sonori. E voi siete ripartiti proprio da questo pezzo FS per iniziare il vostro nuovo disco Mephisto Ballad. Ma come è nata l'idea di mettersi insieme e fare questo disco che, ricordiamolo, non è un disco nostalgico, è un disco crepuscolare, ma è qualcosa di completamente... È una visione, direi, un racconto visuale, oltre. Beh, insomma, che dopo l'esperienza di Nulla è andato perso ci fosse comunque rimasta la voglia di ritrovarsi, così se ne stava già un pochino parlando. E l'occasione ce l'ha data Bruno Casini per questo festival, manifestazione che poi non è stata fatta, salvo che nelle interviste sulla musica degli anni Ottanta, dove c'era anche il Comune di Firenze dietro, che diciamo finanziava questo evento, c'è stata data da Bruno carta bianca per cosa fare, e noi avevamo escluso subito l'intervista perché sugli anni Ottanta ne abbiamo fatte così tante, insomma, e quindi c'è venuto l'idea di partire di fare una performance al Museo Marino Marini e partire da lì. E poi la performance non l'abbiamo fatta perché siamo ritornati tutti in lockdown, e noi però eravamo partiti e quindi a questo punto siamo andati, quindi da una piccola cosa dovevamo andare in streaming, ci siamo ritrovati dove c'era l'eventualità di fare un EP, ci siamo ritrovati con del materiale che non siamo neanche riusciti a mettere tutto nel disco, e cioè del materiale è rimasto fuori perché, diciamo, e quella è stata la causa scatenante, come spesso succede, cioè parte una cosa e poi via, ci ritroviamo subito, senza dirci un granché, perché io e Gianni di solito di musica si parla zero, quindi si parte, e tanto io più o meno mi immagino, poi mi stupisco di sentire cosa farà lui, però mi immagino, ma mi stupisco anche lo stesso lui fa con me. Cioè, si crea questo, cioè riaccendi l'interruttore e riparte un qualcosa, ecco. I temi che affrontate nel disco sono tanti, si parla di influenze dal Faust o il doppelganger, insomma è un disco un po' infernale, forse nell'anno di Dante c'è un po' di, non so, di c'è un fumo che sale dal basso in questo disco. In realtà narra un po' a livello di attraverso le note, le melodie, i suoni, è la penombra più che l'oscurità, diciamo, quindi è un continuo tira e molla fra cercare la salvezza nell'oscurità o cercarla invece attraverso la luce, verso la ricerca della luce. E il disco per molto tempo sta in questa via di mezzo, che poi la puoi, come dire, per metafora, la puoi trasformare in 100.000 cose, la lotta fra il bene e il male, l'eccessivo dualismo che c'è fra gli esseri umani, il fatto di non pensare che, di pensare ancora purtroppo che le differenze fra gli esseri umani siano una negatività e non un bene prezioso per l'umanità, e anche il fatto di dire che spesso in quella penombra o nell'ombra ancora più tendente all'oscuro ci si infila noi per paura, per terrore di perdere qualcosa, cioè di anche qualcuno magari in questo periodo di Covid. Per cui si narra un po' questo, cioè questa sorta di ande e rivieni che fa parte, credo, della vita di tutte le persone, utilizzando quando è richiesto, quando serviva, insomma, essere ancora più chiari ed espliciti gli speech di Giancarlo Cauteruccio, e in altri casi cercando di coinvolgere emotivamente le persone un po' attraverso i titoli, appunto un po' anche attraverso le atmosfere, a farsi un loro viaggio. Però si finisce, l'ultima parola appunto del disco è luce, e il brano stesso forse è anche il pezzo più non solare, ma diciamo è un pezzo di apertura, non di chiusura.
si va per contrasti ovviamente, e i contrasti a volte, per essere leggibili sia a livello razionale che a livello emotivo, devono essere eccessivi, non possono essere edulcorati. Ma non è un disco di difficile ascolto, è un disco di flusso, per cui se chi ascolta ha la fortuna, voglio dire, di entrare dentro al flusso, finisce il disco e gli sembra siano passati 5-10 minuti. Chi non riesce ad andare dentro al flusso, non sappiamo che fare, c'è tanta altra musica a disposizione, insomma. Quindi. Voi come state vivendo questo periodo? Insomma, è passato un anno e inevitabilmente si fanno dei bilanci un po'. È un momento un po' di crisi, forse, insomma. Ma io non credo su quello che abbiamo composto abbia influenzato granché, perché trovo che dentro comunque questa, diciamo, situazione, il nostro tardo disco l'abbiamo chiamato dark, no? Cioè poi anche un po', perché ci sono, sì, vabbè, chiaramente c'è una rappresentazione di una cioè un concetto comunque di due personaggi, cioè la storia di Mefisto, Fausto, cioè non è che tutto questo poi uno dice vabbè, ciao, poi no, all'interno c'è la storia fra questi due personaggi, quindi all'interno di tutto ciò poi comunque io trovo che abbiamo tirato fuori anche, come dire, il positivismo dentro, come melodie, come c'è delle cose molto, molto morbide, cioè degli accordi che quasi ti sembrano, ti fanno cullare, eccetera, eccetera, ti sentiresti all'infinito, quindi anche a livello di difficoltà prettamente tecnica, cioè non è stato un problema lavorare a distanza, perché ormai diciamo, lo facciamo anche se non ci fosse il Covid, cioè lavoriamo, anzi io mi trovo anche meglio, perché riesco a essere quasi più concentrato piuttosto che in uno studio di registrazione, dove certe volte ti potrebbe prendere anche, non so, l'effetto di dover fare la parte lì in quel momento lì, cioè sei molto più libero, ecco, in questo senso che hai più tempo per pensarlo, per capirlo, per sentire come si sposa, come si bacia con quello che c'hai sotto, oppure quello che ti viene fuori. Quindi sotto questo punto di vista, no, poi io e Gianni, cioè, veramente, cioè, parliamo poco di musica, anzi zero, quindi parliamo di altre cose, ma non di musica. Ecco, perché di musica è anche difficile parlare, cioè poi alla fine se tendi sempre a cosa a dire, ah sì, questo comincia, sembra questo, oppure no, non fai, cerca di tirar fuori quello che riesce a tirar fuori, o quello che in realtà c'è, che ti trascina, e la musica certe volte ti trascina, è tutto un gioco, la fai ma però la subisci, cioè a un certo punto è lei che ti porta in un'altra parte. Quindi niente, chiaramente questo periodo è stato, io penso per l'umanità, una cosa pazzesca, che a un certo punto forse l'effetto di una globalizzazione sfrenata, per esempio, di pensare tutti di essere, come dire, sempre onnipotenti, poi arriva una minima cosa e ti sbaraglia tutto, ti fa giocare le carte, cioè ti sconvolgerà, sconvolge oggi e sconvolgerà il futuro, questo sicuramente. Ma comunque il disco in qualche modo è anche la prova di come si sta affrontando questo periodo, cioè si cerca di continuare a vivere, di costruire, di fare ciò che possiamo e sappiamo fare. Siamo musicisti, suoniamo e non smettiamo, certo, perché c'è un virus, aumentano le difficoltà, aumentano sia a noi personalmente che a noi italiani, a noi esseri umani nel mondo, ma comunque sia il virus è qualcosa che va attraversato, cioè nel senso ci siamo incontrati, ora dobbiamo attraversarlo, ma fa parte comunque di un periodo in cui varie cose nell'umanità stanno modificandosi, una mutazione secondo me un pochino più radicale di quello che probabilmente si percepisca, si è concentrati sul virus, ma sulla pandemia, quindi su tutta una serie di cose, però in realtà è da anni che siamo dentro una mutazione abbastanza complessa e che non sappiamo dove ci porterà comunque altrove, e non si tornerà indietro, perché non è mai successo che dopo una grande mutazione epocale, dopo una grande guerra o dopo appunto anche una enorme pandemia
come queste, ce ne sono stati di ben più grosse fra l'altro in passato, si torni alla vita di prima. Chi lo spera, secondo me, è un illuso, cioè sarà altra la vita e non sappiamo come sarà. Però nel frattempo non è che uno possa stare in apnea e aspettare che il nuovo si manifesti o addirittura che si rimanifesti il vecchio. Perché uno cerca di, pur nelle difficoltà economiche, logistiche, di salute, eccetera, cerca di continuare a vivere, di continuare a frequentare delle persone, a mantenere rapporti vivi, a costruire delle piccole cose, ma può essere per noi fare un disco. Faccio un'ultima domanda in particolare a Gianni. In questi giorni a Sanremo c'è stata una piccola polemica perché due canzoni, una dei CCCP, una dei CSI, sono state suonate nella famosa serata delle cover. Però secondo me è proprio il simbolo di quanto è viva la musica, perché i fan dei CCCP e CSI si sono incendiati, le bacheche di Facebook non parlavano di altro che di questo sacrilegio che era avvenuto in prima serata. Secondo me è un segno veramente molto positivo di quanto invece la musica sia così importante ancora per noi. Io credo che, infatti, io la leggo in questo modo, perché se dovessi leggere la... cioè io sono in parecchie persone, devo dire, in tante persone, ma non solo della mia generazione, anche ventenni, trentenni, mi hanno chiesto, mi hanno scongiurato di impedire che questa cosa avvenisse, cioè, ma siamo a dei livelli di... Per certe cose ti viene da sorridere e perché è l'unico modo, insomma, e valutare, non valutare, e cercare di andare oltre a un pensiero e quindi a cosa, da che cosa arriva quel tipo di pensiero. Ti rendi conto che arriva da affetto, da stima, da grande passione verso le cose che hai fatto e quindi non puoi andare giù duro. Insomma, io ho risposto a un sacco di persone, cerco di essere comprensivo, però anche Ferretti lo urlava, insomma, non fare di me un idolo, mi brucerò, insomma, cioè, alla fine ci sono scoppiati anche per quel motivo lì, perché c'erano delle aspettative nei nostri confronti e nei confronti di Giovanni in particolare, e anche dei, come dire, dei fraintendimenti di fondo che possono arrivare, che so io, a suonare in un palazzetto dello sport pieno, un'unità di produzione che parla del crollo del comunismo e del fallimento del comunismo, e avere metà palazzetto il pugno così, cioè, cosa hai capito di quel testo? No, ti viene da domandare. Arriva comunque dell'emozione, arriva qualcosa, siamo stati in grado di dare qualcosa a queste persone, e quindi anche se ogni tanto le senti dire delle cose che ti fanno inorridire, cioè non puoi che sorridere e dire grazie lo stesso a loro. Allo stesso tempo invece critici, media e tutto dovrebbero stare un pochino più attenti, perché non puoi massacrare anche un gruppo di ventenni perché fa un pezzo di CCCP solo perché ti stanno sul cazzo, scusate il termine, ti stanno antipatici, o perché si vestono glam, o perché non meritano di... Cioè, per noi musicisti, fra l'altro, scambiarsi pezzi, fare cover, è una cosa bellissima, cioè è un dono inestimabile. Considerate anche l'altra parte della medaglia, che questi ragazzi a 20 anni si facevano una cover più furbetta, gli sarebbe convenuto, invece sono andati a pescare un gruppo che su 8 milioni, 10 milioni di persone che hanno visto la serata forse conoscevano in 200.000. Se beccavano un altro artista, vabbè, un milione, non lo so, ora non voglio butto di dire dal mondo, ma Amandoti l'aveva fatta. Sì, Amandoti è vero, perché è un pezzo della Nannini, questo è vero. Però vabbè, poteva giocarsela sul velluto anche Gazzè, vai lì a far Sanremo, puoi fare una cover di un cantautore storico, ne esci da Dio, invece ha voluto fare questo tributo bellissimo, secondo me. E la cosa assurda era quella, si pretendeva che noi si prendesse posizione, ma come noi? Noi siamo felici. Cioè, in una sera, due canzoni della vita, insomma, che fanno parte della tua vita, le ascoltano 8-10 milioni di persone, ma cioè, io non posso ringraziare Maneskin, Agnelli, Gazzè, queste persone qui che hanno pensato a noi, insomma. Non...
Poi quella gazzarra c'è, il chiacchiericcio che c'è su, su internet intorno alla musica, sono i limiti di chi utilizza questi i social, insomma in genere internet, diciamo con uso un po' improprio se vogliamo, fa parte anche del discorso dell'eccessivo dualismo che si viene a creare, per cui se a te ti piace quel gruppo sei uno stronzo, oppure sei un ganzo, insomma, ecco. Però c'è anche il chiacchiericcio, ci sta intorno, che quello mi sorprende, che buona parte di questo chiacchiericcio su questa cosa, anche sulla vittoria dei Maneskin o sulla bella performance che ha fatto questa ragazza, si chiama Madame, e si è creato un chiacchiericcio assurdo, sembrava di sentire quando noi appunto iniziavamo con i Litfiba, quello che dicevano di noi del fenomeno che stava nascendo i vecchiacci di quell'epoca. Io spero di invecchiare meglio, ecco. Perfetto, posto la sigla. Grazie a voi.